Don't want to be afraid. Ciao a tutti, ed ecco qui che è finalmente arrivato il video sui mille usi cosmetici fai da te e che possiamo fare con il cacao. Cacao che vabbè, sapete tutte che trovate molto semplicemente al supermercato nel reparto dei dolci. Non serve un cacao che insomma non serve un cacao costoso, ne basta semplicemente uno economico. Io adesso utilizzo quello perugina perché è l'unico che ho a casa. Allora, il cacao è una miniera proprio di principi attivi, perché proprio il cacao contiene un sacco di sostanze utili proprio per la pelle e per i capelli. Allora, facendo una breve carrellata, dopo una breve ricerca che ho fatto, vi dico che il cacao è ricco di lipidi, di glucidi, di proteine, di magnesio, potassio, calcio, fosforo, ferro, sodio, vabbè. A parte insomma tutta questa serie di cose, il cacao è ricco di vitamina B, quindi fa benissimo alla pelle. Infatti, come abbiamo visto, anche come il limone, anche se ovviamente il limone ne contiene di più, il cacao ha appunto questa vitamina B. Vitamina B che quindi fa bene anche ai capelli. E oltre la vitamina B, la sostanza che ci interessa di più dentro il cacao è la... adesso non mi ricordo più il nome, è la ta, inizia con la T, è la tabromina, perché va proprio, è una sostanza che fa benissimo per una sostanza anticellulite, è rassodante, è da usare molto, si usa principalmente di solito appunto infatti insieme alla caffeina, che è sostanza che ha più o meno gli stessi principi attivi. Con il cacao appunto si possono fare prodotti principalmente quindi per i capelli, quindi balsami, shampoo e per la pelle e per il viso, ovviamente non potendo conservare i prodotti che facciamo, ad esempio non so, col cacao e con il miele, queste cose. Principalmente vi proporrò ricette molto veloci, molto economiche, con 2-3 ingredienti, quindi proprio cose molto veloci, e vi metterò tutti i link qui e anche nel box sotto, e se non le vedete dovete cliccare per aprirlo completamente. E io vi proporrò principalmente la maschera idratante, la maschera illuminante per il viso, perché una grande proprietà del cacao è quella di essere è la sua capacità di aumentare il circolo di flusso sanguigno, e aumentando il flusso sanguigno le vostre venine, anche quelle un po' più piccoline, si dilateranno appena appena, quindi il vostro viso avrà un colorito più acceso, e è un effetto molto bello del cacao, è molto utile insomma principalmente la sera prima di uscire, una mascherina al cacao e miele, yogurt e via. Poi il balsamo al cacao, perché sembra ad ammorbidire e a nutrire i capelli, e il fango anticellulite con il cacao e il fondo del caffè, ottimo. E quindi appunto vi ho fatto un breve elenco di tutte le sostanze, però principalmente appunto vi ho spiegato perché cosa si può utilizzare. Infatti secondo me, oltre che scrivere perugina, cacao amaro, per i dolci, questo e quello, per vendere di più potrebbero anche ad esempio nella parte dietro mettere 2-3 ricettine utile anche nella cosmetica fai da te, nella cosmetica fai da te, maschera cacao, balsamo cacao. Purtroppo non lo mettono e quindi faccio i tutorial in internet, a parte gli scherzi. Guardate le ricette, ve le lascerò tutte perché sono davvero molto buone, comunque prodotti naturali, quindi si va a rispettare l'ambiente, utilizzate prodotti di cui
conoscete cosa andate a mettere e fate da voi, quindi avete anche delle soddisfazioni. Io vi saluto, ripeto ancora, spero che non sia un problema appunto il fatto che non sono un ragazzo. Purtroppo non ci sono tanti commenti nel mio canale e cosa volete che ci faccia, è così, però per cui magari se comunque avete qualche richiesta, se avete anche qualche suggerimento, scrivete, fatemi sentire che ci siete, scrivetemi anche cosa ne pensate del mio canale, delle mie ricette, mi fate un grande piacere. E niente, io intanto vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!